A Cosenza, come in tutta Europa, sono state tante le location interessate e le iniziative culturali dedicate alla festa della musica. Nel giorno del solstizio d'estate, anche Villa Rendano ha ospitato una tappa della Maratona della Musica, organizzata dal Conservatorio Musicale di Cosenza Stanislao Giacomo Antonio. Di tenore diverso, ma non per questo meno affascinante, l'iniziativa che fino a tardanotte ha trovato il suo palcoscenico migliore nel chiostro di San Domenico, con la rassegna dal titolo Lunari Acustiche Notti, una manifestazione di musica, arte e cucina mediterranea curata da Daniele Moraca. È un connubio bellissimo mescolare tre forme di arte che secondo me vanno benissimo insieme. I social ci stanno allontanando. E questo è un modo anche, come dire, per iniziare a riappropriarci di quello che è veramente la realtà, perché la musica unisce, è festa tutti i giorni con la musica, chi è che non ascolta musica? E credo che sia per me un buon auspicio anche per il futuro, che possa cambiare la società da questo punto di vista. Cioè, situazioni del genere dovrebbero essercene tante e bisogna valorizzare soprattutto i luoghi della nostra città, poi Cosenza ha questi luoghi bellissimi, e mettere insieme tutte queste cose, mescolare insomma l'arte a 360 gradi.